Sì, Tommy. Tommy, ascoltami. È il committente. È lui il committente, non posso perdere questo lavoro. Sì, lo capisco, ma... Ok, ne parliamo domattina, ok? Ne parliamo domattina. Sì, sì, ciao. Oh. Ehi. Fatti là. Giornata al lavoro, eh? Che fai ancora sveglia? È tardi. Oh, cavolo, che ora è? Dovresti già essere a letto. Ma è ancora oggi. Tesoro, ti prego, un'ora. Non ho la forza di fare nulla. Tieni. Che cos'è? Il tuo compleanno? Ti lamentavi del tuo vecchio orologio. Così ho pensato che... Ti piace? Tesoro, è... Cosa? È stupendo, ma... Credo che sia rotto. Non... Cosa? No. Uh-huh. Dove hai preso i soldi per questo? Droga. Vanno forte le droghe pesanti. Ah, bene. Allora puoi iniziare a aiutarmi col mutuo. Sì, ti piacerebbe. Buonanotte, amore. Pronto? Sara, tesoro, corri a chiamare papà. Zio Tommy, che ore sono? Devo parlargli, ci sono dei... Zio Tommy, pronto? Cosa voleva dire? Cavolo, mi sono scordata di darglielo. Papà! Papà! Ehi, sei qui! Siano in qualche modo legati all'epidemia che ha colpito Dove la nazione. Diavolo sei? Secondo le segnalazioni, le vittime dell'infezione mostrerebbero segni di crescente aggressività e... Dobbiamo uscire subito tutti, c'è una fuga di gas! A quanto pare alle nostre spalle sta accadendo... Cos'è stato? Papà? Papà? Ma che succede? C'è il suo telefono. 8 chiamate senza risposta. Dove diavolo sei? Chiamami. Sto arrivando. Ma dov'è? Ah!
Fermati qui. Sara, stai bene? Sì. È entrato qualcuno? No, chi dovrebbe entrare? Non avvicinarti alle porte. Resta indietro. Papà, mi stai spaventando. Che succede? Sono i Cooper. C'è qualcosa di strano. Forse sono malati. Come malati? Oddio. Jimmy! Papà! Tesoro, qui. Vieni. Jimmy! Jimmy, chi avverto? No! Vai, vai! Mi hai sparato. Sara. L'ho visto stamattina. Ascoltami, sta succedendo qualcosa di brutto. Dobbiamo andarcene da qui. Mi hai capito? Sì. Tommy, dai. Dai. Dove diavolo eri? Hai idea di cosa stia succedendo? Ne ho una vaga idea. Porca troia. Dai, sei coperto di sangue. Non è mio, dobbiamo andarcene. L'età della gente della città ha perso la testa. Possiamo andare via? È una specie di parassita. Mi dici che è successo? Più tardi. Ehi, Sara. Come va, piccolina? Sto bene. Ascoltiamo la radio. Sì, certo. Grazie. Niente cellulare, niente radio. Va sempre meglio. Prima il giornalista non la finiva più. Ha detto dove andare? Ha detto che l'esercito sbarra l'autostrada. La contea di Travis è inaccessibile. Significa che dobbiamo andarcene. Prendi la seta al tuo, sto andando là. Quanti sono morti? Forse tanti. Hanno trovato una famiglia fatta a pezzi in casa. Già. Scusa. Berta, com'è successo? Non ne hanno idea. Non siamo l'unica città. All'inizio dicevano che era il sud, ora parlano della costa est e della ovest. Porca troia. Quella è la fattoria di Lewis. Spero sia riuscito a scappare. Sono certo. Siamo malati? No, certo che no. Come lo sai? Dicono che siano le persone in città, noi Jimmy no. Jimmy non lavorava in città. Hai ragione, è così. Siamo a posto, fidati. Ok. Vediamo che gli serve. Che diavolo stai facendo? Guida. Hanno una bambina. Anche noi. Non abbiamo spazio. Ehi! Tira dritto, Tommy. Fermi! Sai cosa ho visto? Passerà qualcun altro. Dovevamo evitare. Cazzo di idea! Bene. Si può fare marcia indietro. Ehi, che cazzo avete indietro? Tommy! Porca troia! Cazzo è successo? Cosa cazzo è successo? Hai visto? Sì, ho visto. Dannazione! Gira qui! Gira qui! Forza, andiamo! Da cosa scappano? Andiamoci via. Ci provo! Non possiamo fermarci, Tommy. Non posso passargli sopra. Torniamo già. Indietro. Ce ne sono anche dietro. Là, là, là. Aspetta. Vai. Come on.
Sono qui! Forza, dammi la mano! Dove andiamo? Che c'è? La gamba fa male. Fa male? Dobbiamo correre! Tu tienici al sicuro. Sono piccola. Tieniti forte! Ok! È morto! Tieni gli occhi chiusi, tesoro! Continua a correre! Non guardare, Sara! Continua a guardare i miei, piccola. Indietro! Sono troppi! Da questa parte, nel vicolo! Via! Siamo quasi, quasi, piccolina. Supera il recinto! Muovetevi, trovate una via di uscita! Forza! Joel! Forza! Vai all'autostrada! Cosa? Vai, tu hai Sara! Io li seguito! Zio Tommy! Ci vediamo lì! Sbrigati! Ci siamo quasi! Siamo vicini! Papà! Tutto ok, piccola. Siamo al sicuro, al sicuro. Ehi! Ci serve aiuto! Fermi! Ti prego! È mia figlia, penso che abbia una gamba rotta! Fermi, dove siete? Ok. Noi non siamo malati. Ho due civili qui sul perimetro esterno. Istruzioni? Papà e lo zio Tommy. Ti porto al sicuro e torno a cercarlo, ok? Signore, c'è una ragazzina. Ma... Ah, sì, signore. Senti, abbiamo attraversato l'inferno. Ok, ci serve... Merda! Ti prego, no! Oh, oh no! Sara! Via le mani, piccola! Lo so, piccola, lo so! Dio! Ascolta, piccola, lo so che fa male. Andrà tutto bene, piccola. Stai con me. Okay. Adesso ti alzo. Lo so, amore, so che fa male. Forza, amore. Ti prego, lo so, piccola, lo so. Sara? Amore? Non farmi questo, piccola. Non farmi questo. Forza, non farlo. No. Tocco. No. No, 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 no. Ti prego. Ti prego. Non farlo, no. Il numero di decessi confermati ha superato i 200. Il governatore ha dichiarato lo stato d'emergenza. Centinaia e centinaia di corpi sulle strade. Il panico si è diffuso dopo che un rapporto trapelato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità ha mostrato che i vaccini testati sono inefficaci. Con i burocrati privati del potere possiamo prendere le misure necessarie per proteggere i cittadini. Los Angeles è ora l'ultima città in cui è stata dichiarata la legge marziale. A tutti i residenti è richiesto di fare rapporto alle zone di quarantena. I disordini proseguono da 3 giorni consecutivi e le razioni invernali sono ai minimi storici.
Un gruppo che si fa chiamare Le Luci ha rivendicato la paternità di entrambi gli attacchi. Il loro statuto pubblico richiede il ripristino di tutti i rami del governo. Nuove manifestazioni sono esplose dopo l'esecuzione di altri 6 presunti membri delle Luci. Potete ancora ribellarvi con noi. Ricordate, se vi perdete nel buio, cercate le luci. Credete nelle luci. Sto arrivando. Sveglio da molto? Ne vuoi un po'? No, non... ne voglio un po'. Ho delle notizie interessanti. Dov'eri finita, Tess? Distretto di West End. E avevamo una consegna. Noi avevamo una consegna. Beh, volevi che ti lasciassimo in pace, ricordi? Allora fammi indovinare. L'affare è andato a monte e il cliente è scappato con le pillole. Ci ho azzeccato. L'affare è andato liscio come l'olio. Abbastanza schederazione per un paio di mesi. Facile. E quella come la spieghi? Stavo ritornando qui tranquilla quando due stronzi mi hanno assalita, ok? Hanno messo a segno qualche colpo, ma... beh, ce l'ho fatta. Dammi qua. I due stronzi sono ancora con noi? Molto divertente. Almeno hai capito che fossero. Ehi, senti, erano due qualunque, non contano niente. Quello che conta è che è Robert ad averli mandati. Il nostro Robert? Sa che gli stiamo addosso. E crede di poterci fottere per primo. Ma sveglio il pezzo di merda. No. Non lo è abbastanza. So dove si nasconde. Sì, certo, come no. Un vecchio magazzino nell'area 5. Ma non so per quanto. Io sono pronto anche subito, ti va? No, subito può andare. Il punto 5 è ancora aperto. Ci restano poche ore al coprifuoco. Meglio sbrigarci.